Finalmente rieccomi sulle mie amate sponde. Questa pescata sarà veramente breve. Sono riuscito a tagliarmi due notti tra i vari impegni di lavoro e la vita reale, perché comunque sia dopo questo fermo che ci ha obbligati a stare a casa a non fare niente, bisogna recuperare tutto il tempo perso e ovviamente il tempo da dedicare alla pesca viene dopo tutto. Questa mini sessione abbiamo deciso di farla al Wide Lake di Soncino, alla postazione numero 23, dove eravamo già stati l'anno scorso all'evento Place to Be. Una postazione che ti lascia veramente a bocca aperta. Nonostante la pioggia, abbiamo deciso di andare a calare subito le nostre canne perché onestamente dopo il temporale ho avuto, nella mia piccola esperienza, sempre veramente tante partenze, quindi aspettiamo con ansia che la nostra prima canna parta. Abbiamo pasturato massicciamente perché comunque sia veniamo fuori dalla frega, anche se non sembra perché sono vestito così, ma col temporale le temperature sono calate drasticamente. Abbiamo innescato delle boilies del 20 e 25 e niente, ci tocca solo aspettare che la prima canna parta velocemente e andare a afferrare questo pesce e guadinarlo. Boh, eccola la nostra prima partenza. Bisogna sempre dare poca fiducia ai pesci anche se sono vicini alla barca, perché possono farti cappottare con un niente, quindi la frizione va sempre bene o male un po' aperta e reattivi a portare la canna verso il pesce. E vai, ecco una bellissima regina del Wide Lake. Finalmente la prima carpa. Dopo poco che avevamo calato le canne è partita a razzo, come avete visto. Le nuove Explorer hanno fatto il loro dovere, anche se il pesce non voleva sapere di venire su, gli hanno dato il filo da torcere e abbiamo catturato la nostra prima carpa di questa mini sessione. Ha rifatto il terminale perché purtroppo l'amo si è spuntato. Andiamo a rinfrescare lo spot con un po' di boilies. E poi siamo pronti di nuovo per un'altra partenza. Stamattina ci siamo alzati veramente presto perché comunque sappiamo che il centro della nostra sessione è oggi. Ieri, dopo la cattura
che abbiamo fatto, le canne sono state abbastanza silenziose. Stanotte l'abbiamo passata quasi praticamente in branda, a parte una che è partita e nel ferrare si vede che era già incagliata o era bloccata da una qualche parte, ha rotto. Abbiamo già ricalato tutte e tre le canne, abbiamo ripasturato massicciamente nei tre spot che comunque sia, ho ricontrollato anche stamattina per essere ancora più sicuro, ma ne ero già ieri, quindi sono i punti giusti. E niente, aspettiamo un qualche movimento e più che altro speriamo, perché comunque sia sto tempo instabile sicuramente non le aiuta, ma in giornata dai, speriamo. Una bella cuoio, mi sa, se non ho visto male. Guadinata alla vecchia maniera e andiamo! Giusto al tempo di prendere un caffè, valutare un po' la situazione ed ecco la prima cattura del giorno, bellissima. Erano praticamente un paio di orette che non partiva niente, infatti ci stavamo quasi iniziando a preoccupare. Appena dopo aver finito di mangiare e mettere un po' a posto le stoviglie e pulire le pentole, è partita una canna, la solita di destra, là in quell'angolo dove ci sono tutti gli alberi fioriti. E fortunatamente a terra c'era Luca, il cameraman, e perché ne è partita un'altra, l'esterna sinistra, nell'altra ansa, e siamo riusciti a portare tutti e due a guadino. Adesso ve le mostriamo. E anche la terza canna è partita. Che dire, due partenze su tre era già un ottimo risultato, ma sentire la terza partire significa che tre su tre abbiamo fatto centro. Combattimento veramente difficile, perché comunque sia ho buttato sul guadino da chiuso, si è andata a infrascare, le ha provate tutte per sfuggire, ma ce l'abbiamo fatta. Mi tiro via il giubbottino, mi svesto perché il caldo si inizia a far sentire. E poi di canne giù non ne abbiamo più, quindi due foto e ricaliamo tutte le canne e speriamo in altre tre partenze. Ripartiamo da dove eravamo rimasti. Due foto di questo bellissimo esemplare e poi rimanete lì, perché la terza cattura è veramente del magnifico. Una risistematina, controlliamo che la punta non sia spuntata,
Boh, perfetto. Cambiamo la pallina e questa canna è già pronta. Seconda partenza, secondo pesce, iniziamo ad aumentare di poco la taglia, ma a noi onestamente interessa far suonare gli avvisatori, poi la taglia l'andremo a vedere in altri modi. Fare una doppietta è già veramente un grosso traguardo, ma fare una tripletta con un pesce del genere non succede. Tutte le pescate, godetevelo, wow! Quando parlo che non conta la taglia e neanche il peso, voglio proprio soffermarmi su questi pesci. Piccoli, non una big, ma che sono veramente un quadro. C'è da rimanere a fissarli per tutto il tempo che si vuole, perché comunque sia sono speciali. Un'ultima accarezzata e le torniamo a dare la libertà. E poi ricomincia il lavoro. Andiamo a ricalare le tre canne, andiamo a ripasturare, controlliamo che le montature siano a posto e speriamo in un altro pesce, in un'altra tripletta. Sarebbe troppo egoistica la cosa. Hey, I got a confession. Been losing all momentum. Just because it's easy. Well, that don't make it better. I wanna dig my hands deep down in the dirt. Take a walk along the street if I'm feeling desert. All of this convenience just doesn't work for me. I wanna play with fire, let me get hurt. Le previsioni meteo non davano un gran bel tempo, infatti ci siamo preoccupati subito. Però dai, a confronto di ieri, anche se non c'è ancora il sole, perché comunque sia abbastanza nuvoloso, il pesce continua a muoversi, non costantemente, ma un qualche pesce ogni tanto si fa vedere. Falsa partenza. La piccola carpa non ha nemmeno avuto la forza di partire in avanti, è venuta verso la sponda facendo finta che non ci fosse praticamente niente all'amo. Adesso la rimolliamo al volo perché sta ricominciando a piovere e andiamo a coprirci. Parte una e gli va dietro le altre. Nemmeno il tempo di mollare la carpa e via. È partita anche la seconda canna. Questa pesca è veramente strana. Dai, ore e ore a non guardare niente e poi via, bam! Due partenze praticamente assieme. Ho
Purtroppo a questo giro ha vinto lei, la carpa che è partita prima l'ho persa, molto probabilmente perché non avendo il giubbotto salvagente addosso ho perso un po' di tempo quando ho afferrato e molto probabilmente il primo incaglio che ha trovato si ci è piantata dentro e l'ho persa. Causa questo tempo che è veramente veramente molto incerto, molto probabilmente incide al 99% sulle mangiate delle carpe. Come vi ho detto anche stamattina, non sono costanti per niente e quando parte una di solito parte anche l'altra. Come stamattina addirittura abbiamo fatto una tripletta, quindi di cose certe non ce n'è. Come sempre però quando succedono dei temporali come adesso diventa ancora tutto più molto più difficile. Speriamo. Abbiamo una canna in pesca, adesso proviamo a rimettere le altre due anche se sta iniziando a piovere forte, semmai aspettiamo una mezz'oretta e poi ci avviciniamo alla notte. Stamattina sveglia all'alba per tornare al volo a lavorare, sembra quasi come quando si faceva cabò da scuola e si doveva tornare precisi precisi a casa perché sennò i tuoi ti cappellavano, uguale, solo che io sto giro devo andare a lavorare quindi è un po' diversa. Questa sessione è finita. Come ho sempre detto, ma stavolta sempre di più, non abbiamo guardato onestamente la taglia, quante, come. La cosa importante era catturare e noi l'abbiamo fatto perché comunque sia ieri ci siamo veramente divertiti. Che dire, speriamo che questa sia la mia prima delle tante sessioni nel 2020 e ovviamente anche per voi.